Ciao ragazzi, ben ritornati da Andrelink e bentornati in questo nuovo video dove ci sono le avventure disastrose della squadra Abominia. Abominia è il nome della mia squadra di Nazume Eleven Go Galaxy e si chiama Abominia perché fa schifo. Quindi, dopo aver concluso in maniera non proprio decente le sfide a destra delle amichevoli di Silvia nel passato nella torre in Azuma, continuiamo con le amichevoli di sinistra. Abbiamo brigata dei bambini. Ehi, quale modo migliore di cominciare questo video se non massacrando dei bambini? E credo di aver sbagliato perché ho scelto la squadra che mi ero fatto nella squadra personalizzata, ma non ho messo i giocatori che ho appunto cambiato già nella squadra normale. E abbiamo tantissimi bambini, ma devo uscire. Vabbè, dai, a sto giro la squadra l'ho chiamata Abominio, quindi insomma. Bene o male la squadra è sempre quella, ho solo cambiato un po' le carte in tavola dei giocatori, ma è quella alla fine. Vediamo però i bambini, qui abbiamo Victor che è abbastanza forte, eh. Anche Maddie ha questo artwork da primo nella Zoom Eleven, non l'hanno mai cambiato. I panchinari che sono quasi tutti della squadra di Tasche, va bene. Non è che mi interessi molto. Va bene, va bene, va bene. Portiamo subitissimo Zan. No, Zan. Sì, vabbè, Zac, non Zanark. Mi piace molto di più Zanark che Zac, ma. Ehi, non ci che ci vuoi fare? Non c'è Zanark. Cioè, c'è, ma non ce l'ho io. Evochiamo Leone. Se era un leone rosa. Volevo ben ridere. Anche il portiere. Va bene. E c'è sempre così, no? L'inizio di una partita fa sempre schifo al cavolo. Attenzione, Arion è bianco. Letteralmente, è un albino. Non è semplice. Ma ha il totem. Quindi effettivamente i bambini possono risvegliare il totem. Però. Boh. Lancia micidiale. Wow. Chip, stai buono, eh. Mamma mia, è un po' debolino. È punto di gravità che gli faccio 2000. 1700, va. Beh, vedi. Non male, non male. Vai, ma spazzala via, c'è Aitor qui. Ebbene, abbiamo Tsuruge Kyosuke. Se li faccio viverna posso tipo fargli tanto male con il tiro. Perché è livello finale, quindi evochiamola. Però potrei andare direttamente in armatura a dire il vero, sai? Allora. Mi tolgo 90. Presa livello 2 col totem, lui c'ha. Ah, 2218? Meno male che gli sto davanti, se no perdeva tanta potenza. Lui è piccolo, ma il totem no. Non so perché mi sto preoccupando tanto. Posso sconfiggerli facilmente. Non è un gran problema, dai. Questo dovrebbe essere facilissimo come partita, dai. Andare Link, su. Niente, chi evocano loro? Il falco. Va bene, ci sta. O l'aquila. Dipende. Dai, su, con sti passaggi scrausi. Abbiamo ancora Victor? Abbiamo ancora Victor? Abbiamo ancora Victor? Cioè, Victor? Andiamo in armatura e gli facciamo. Guarda, vorrei fargli stoccata micidiale. Però no. No. Facciamo un regalo bianco. Bello, guardalo con l'armatura. È bellissimo. Mette anche le ali. E si vola! Beh, quanto lo spirito guerriero alla fine. Però, non ha importanza. Non ha importanza. Lo stesso risultato di prima abbiamo fatto comunque contro il portiere. Mi pare. 2-0, 2-0 il primo tempo è miracolo. La verità è che essendo la prima squadra del girone di sinistra è molto più facile rispetto alle altre. E questa è la verità. Però vinco, chi se ne frega? Sti passaggi veloci, senza motivo. Se io potessi avere la stessa visione del campo che ha il gioco o l'intelligenza artificiale, sarei molto più contento. Farei anch'io gli stessi passaggi. Questo è diabolico proprio, eh.
Zack, vuoi fare qualcosa pure tu? Mamma mia, Zack, però corri! Oh, e allora? Fallimento, sì, è quello che sei, un fallimento! Disonore della famiglia sei. 2004, yeah! Te lo spalmo in faccia come un Filadelfia. No, un Filadelfia no, sì, come un Filadelfia, sì! Vai, sempre più debole! Fai schifo! ragazzi, quando vinco me la voglio un attimino godere, no? Faccio un po' lo spaccone, poi magari mi fanno 10 gol, però, almeno. No, che poi non subisco neanche i gol alla fine, è che non riesco a segnare, questa è la verità. Quindi alla fine in difesa non faccio neanche tanto schifo. Zack, riproviamoci dalla distanza, Zack. Fallimento, sono io un fallimento, no! No, Zack, mi dispiace. Fagli un 3000, ti prego. 2002, non male, arriva in porta. Oh, vabbè, ce la facciamo comunque. Un bel 4-0, primo tempo, facciamo. Un bel 4-0. Bello! 4-0. Ragazzi, è ottimo, è ottimo. Però si mette anche in posa sumo. Lui è top, proprio top player. Non Non subisco subisco neanche neanche i i gol gol alla alla fine. fine. Ma tu guarda che roba! Cioè, questo non può fare un rinvio lungo? Ma ti pare? Ma ti pare possibile? Ma io non lo so! Speriamo che se... Ma guardalo, ma io non lo so, io cerco di formulare una frase, un pensiero, e il gioco fa come pare a lui. Mi blocca ogni volta. Niente, vabbè, questo è proprio... Oh, niente. Portiere si avventa sul pallone come se fosse un tozzo di pane che non mangia da 10 anni. Mamma mia. Vai, Victor! Cioè, Victor, quello che è. Sì, ma non te ne stare lì come un palo ficcato! Vedi che ti premo sulla palla, prendila, no? Oh. Mamma mia, uccidilo. Prende proprio sul cuore. Ma non è vero. Era in volo. Sta cosa che il gioco ti penalizza di molto mi dà molto sui nervi. E io avevo Gradius con Mark, guarda un po'. Ah, non te l'aspettavi? Magico gigante, vabbè. Ci avrebbe un altro nome, ma lasciamo stare. Che fai? Sì, il falchetto, bello, bello il falchetto, sì. Guarda qua! Mazzuna! Boh, manona! Perché fa sti rinvii streaming city? Ma che c'hanno problemi alle mani? Mi dici, guarda, sono impedito! E ti dico, ok, sei impedito. Bene, non ti posso fare nulla. Questo quando se li è consumati i punti, che non l'ho toccato. Super tiro. Fallimento, mi sa di no stavolta. No, mi sa proprio di no. E infatti non è. Vai. Un tortino solare ti prendi in faccia, vai. Proprio dentro la bocca, perché il tortino si mangia, quindi. Però siccome è solare, ha la potenza di 1 miliardo di soli. E via verso la porta. Con palla di fuoco. Lucidità. Che fai? Lucidi la palla quando la ce l'hai tra le mani? Bommete! Ui però, non male, non male davvero. A saperlo. Ma questo quando se li finisce i punti del totem? Oh. Quando te li finisci i punti del totem? Non sarebbe una malvagia idea cercare di rubare palla? E fallisco miseramente, ovviamente. Devo mettere tipo quell'abilità che mi dà il vantaggio contro i personaggi piccoli. Riproviamoci, vai. Illusione abbagliante, no. Ma cos'è? Ma che schifo. Allora, facciamo andare Mark in armatura, se no si finisce tutto quanto. Bello. Tanto per evitare appunto problemi, eh. Ah, fanno anche la tattica. Falla, falla. Incrocio fatale.
Ti sei portato davanti alla porta? Mano di luce doppia che è del Miximax, però non importa. Portale ultraterreno. Guarda qua, la manona. E la manona diventa super manona. Altro che mano omega. Ti prego, Mark, fai un rinvio lungo. Dannato. E dannata, soprattutto. Che è dell'annata più migliore. La migliore delle peggiori, proprio. Allora, uragano bianco, go! Deve fare gol. Perché ha go nel nome, quindi Goal. Si legge gol, fallo. Vedi quando ti impegni che ce la fai. Dai. Perché ha dovuto farmi quel gol maledetto prima, Maddie? Che maledizione, ragazzi. So come chiamare la squadra. Maledizione, perché è quello che mi fa dire ogni volta. Maledizione. Ci prova dalla distanza questo. Guarda, te lo blocco con la manena di luce. Ah, il ruggito della tigre. Falco è una chimera. Bellissimo. Eh no, caro mio. Muro d'acciaio. Iron Wall. Perché sapete, no, c'è quel problema che non sanno pronunciare i giapponesi le parole. Non ho una... Aspetta, Fifi, dove vai? Qui. Galleria del vento. Sì, è in Miximax con Arion per un motivo strano, non ci fate caso. Va bene, non posso lamentarmi, è finito almeno. Però quel dannatissimo gol! Oh, lo stemma della brigata dei bambini. Ma gli do fuoco piuttosto che tenermelo. Se solo si potesse. Vere adulte! E qui, signori! Qui si fa il piporitto proprio! Andiamo allora! Dai! Troppo? No, dai, è giusto. Però vabbè, quando leggo vere adulte, poi con quelle silhouette lì, ragazzi, insomma, no? E che cos'è? Agente M ancora esiste? Ma è rimasta bambina. Cioè, era già adulta prima, non lo so. Allora, però qui bisogna un attimino andare a vedere una cosa che mi fa troppo ridere. Juana? Juana? Cioè, proprio dallo spagnolo? Come... Ma come mi viene in mente di fare una cosa del genere? Juana. Abbiamo Silvia. Scarpini mare. Allora, lei ovviamente è la portiera, perché... Portiere? Uguale. Femminile e maschile non cambia. Mano di luce doppia. La mano insuperabile che mi ha fatto sbraitare come un cane quando l'ha usata su Strikers. Va bene. Ashley Silverwood. Non ho in mente proprio che possa essere. Camelia, ok. Abbiamo Zugel Yang. Abbiamo Samantha, che è la mamma di Maddie. Lei è rimasta uguale, sì. Lei c'ha il bar che si trova nel quartiere adulti. Due della taberna. Se dice che Sahia juega muy bien al football. Tra l'altro scritto con geroglifici. Allora, ovviamente, prima cosa da fare è bike tour in spirito guerriero con Viverna bianca. Anche se più che una viverna, è un drago, perché ha le ali staccate dalle braccia. Ok, Silvia pure evoca il suo totem. Mamma mia, che scatto che ha fatto Victor! Me lo sono goduto proprio al pieno proprio, guarda, bravo! 3000, ma sì, ma dai, cazzotti dietro le orecchie come non ci fosse un domani piovono sulle mani di Silvia, che non può fare nulla, e non può, e andiamo allora, altro che piporitto qui, proprio massimo, un palle massimo abbiamo, anche qui troppo, no? Sempre giusto, io sempre giusto faccio, su, dai, non stiamo a badare a ste piccolezze. Chi è? Evocano loro un'altra volta? Io però lì ho Spectrum che... Oh, pedone nero. Lo faccio Pegaso. Mamma mia, che colore brutto. Una cera bruttissima, signora. Si è fusa con un alieno? Samantha, ti sei fusa con un alieno? Ma
Non ho l'armatura con lei. Perché non ho l'armatura con lei? Perché non ho l'armatura con te? Me lo spieghi? Qual è il problema di questo gioco? Gli amanti. Ah, vedi allora che ce l'ha l'amante alieno. Wow! Distrutto poi! Distrutto! Mamma mia! Ma che cos'è? Ma cosa sono oggi? On fire proprio! No, dai, no, 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 no. No, no, allora, aspetta, 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 aspetta. No, ma tu non hai capito proprio niente. Aquilina, il leone, ma tu devi essere bloccata ora dai miei due ragazzi qui, proprio ti hanno circondato. Fate un attacco proprio di prepotenza, amici miei. Martello del deserto contro uno tipo albero. Ma di cosa stiamo parlando? Ah. Victor! Andiamo in armatura e uragano blanco! Proprio come no, Blanks, come il dentifricio! Guardalo! La prepotenza dell'uragano che si riversa! Mamma mia, ragazzi! Quale punteggio stiamo facendo oggi? Quale livello di gioco? Un'altra volta la mano di luce, non lo capisci? Vento, batte, montagna! Mettitelo bene nel cervelletto. Oh, ragazzi. Ma io non lo so proprio oggi. Mamma mia. Oh no, ho perso. Marco ora mi odierà. Tranquillo, Marco non ti ha mai amato. E andiamo avanti. Tra l'altro, lei ha una tresca con Eric. Quindi sarebbe anche ipocrita da parte sua dirlo. Abilità del totem e lucidità. Quindi anche lui lucida la palla una volta che raggiunge il suo obiettivo. E però che cattiva. Anche lei proprio ha sotterrato la palla per far crescere la pianta. Cos'è, Jack e fagiolo magico che mi arriva lì tutta quanta intrecciata? Oddio, un po' prepotente muro di acciaio qui, ma dovrei effettivamente rinsegnare tutte quante le tecniche e abbassare il loro potenziale, effettivamente. Ma se io l'ho passata, perché mi blocchi il gioco? Perché mi devi bloccare l'azione? Io odio questa meccanica impossibile. Dragone epico, tesoro, te lo darei a te un dragone epico. Proprio sui denti. Dai, su. Aquilina, lascia perdere. Non è roba tua. Ti capisco. Cioè, va bene. Nessuno ti dice nulla. Però, insomma, capisci che non va bene. Oh. Allora, in scivolata. Va bene. Ecco anche a te. Un tortino solare, tesoro. L'abbiamo in bocca. Mangia, mangia, mangia. Ed esplode il potere del sole. Dai, Victor. Victor. Victor, però, non devi stare lì fermo come uno stoccafisso, anche tu. Capisci che forse è il momento che ti dai una mossa? E fanno una tattica speciale. E lasciamogliela fare. Spazio zero, va bene. Va bene, spazio zero. Rubami palla. Bravissima, Aquilina. Dato che sei il capitano di questa squadra di perdenti, vedi c'è anche la fascia da capitano. Io vado a destra, tu. Il fine è destra, no. Croce di fuoco, se mi prende da destra mi fa incavolare. Mi ha preso da destra, quindi io ora mi arrabbio, no? Che sta facendo qui, Victor? Guardalo! Che sta facendo qui? Chi l'ha chiamato? Fallimento, è quello che sono, un fallimento. Ah, anche lei. Allora ci prendiamo, cara. Due fallimenti non fanno un successo. Mille. Quello era fallimento? 1720. Quanto hai di base? Quanto hai di base? Quello non era fallimento. Era un finto fallimento. Ci ha ingannato come ha ingannato il padre lei. Maledetta. Ma ora te la faccio pagare, cara. Te la faccio pagare salata, no, cara. No. 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 Ok. No, ho tirato. Giù a, ho tirato, giù a. Niente, tocca fare scatto. Mannaggia. Mannaggia. Giovanna.
Giorno. Giovanna Giorno, Giorno Giovanna. È uguale. Taglio dimensionale, guardalo qui. Opla! Ehe! Grande mago! E non è in fuori gioco per una volta? Allora, Silvia. Uragano bianco. Aumenta di 150 la presa, ma è di poco. Basta che non faccia 1.900, io sono contento. Ma anche vicino proprio. Optimates direi. Optimates. Dai. Dai ragazzi, dai su. Dai guaiò. Mamma mia, che seccatura però che sei. Costi tiri da lontano. Aliena. Alienata. Alienata. È alienata allora. Pessima, lo so. Quindi il vero problema. Extra up, extra down. E vabbè. Proprio ce l'ho tutte le becco al primo tempo. Oh, quindi cominciamo il secondo con lo spirito di Spectrum che. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Io non posso piangere. Perché se potessi lo farei. Ma non posso. Oh, dai! Una bella ragnatela. Volevo fare in voltino primavera, ma viene la ragnatela. Oh, e poi arriva lei che ti sciogli con i suoi succhi gastrici. Col suo veleno velenoso. Perché ci sono anche veleni che non sono velenosi. Lampi e fulmini! Fulmini e saette? 1940... Ma che valori fanno questi? Io posso capire che sono forti e tutto, ma... Sti valori sono fuori dal mondo. Mamma mia ragazzi, io c'ho dei giocatori che fanno paura. Spavento e paura, paura e spavento proprio, eh. Allora, amico mio, io ti voglio bene. Ho flagello nero, livello 1. Perché non mi ricordo... No, non l'ho fuso con Shu. Gli ho dato flagello nero, mi pare. Sì, infatti c'è ancora Gandalf. Va bene. 49. Ci provo. Ma ti pareva? Tipo, può essere mai che può essere. Oh, Spectrum. Perché non è lo spirito? Cioè l'armatura, ma fa bagno. Quanto c'ha di... Oh, 2.7. No, se faccio gol così... Vabbè, Silvia. Vabbè, a parte Silvia è forte, la voglia di... Silvia è forte. Farcelo tante, tanto per gradire, perché... Alla fine... Oh, allora, un altro uragano. Ma sapete che c'è? Me la voglio giocare, che se non mi interessa vincere a tutti i costi. Impeto doppio, go! Potrebbe anche non fare gol, ma non mi interessa. Molto probabile, però mano di luce. Sono contento. Sono molto soddisfatto di questa cosa. Sono molto molto contento. Tra l'altro, ho notato... Dicevo, tra l'altro, ho notato che... I cartelloni a bordo campo segnano il punteggio che tu hai. Quindi non è che sono numeri illeggibili, ma si vede proprio quello che il punteggio a cui sei. Oppure non è un generico 00. È molto bello perché non è un dettaglio a cui uno fa caso. Magari solo io ci ho fatto caso. Magari no, perché con 7 miliardi di persone penso che non sarò l'unico. Però è un dettaglio che apprezzo. Bravo, lei è bloccata. Bravo a papà. Bravo! Io sempre in attacco la tengo la palla perché già è difficile giostrarsela. Poi se me la rubano mi arrivano in porta. Vabbè, sì. Ping! Bravissima! Campionessa di nuoto. Vai, in fuori gioco.
Pengiti, guarda un po', visto? Che teletrasporto? Neanche, non è super velocità, quello è teletrasporto proprio. No! No! Stai buona! Ma fatto pareva lampi e fulmini. Fulmini e saette, saette e tuoni. Sì, se lo facessi sul campo per davvero, altro che espulsione, proprio in galera. Vabbè, io premo per passare, non passa al diavolo. Passaggio proiettile. Oh, qualcosa che si rivela utile. Vai, scarica di pugni e via, verso la vittoria. Ancora con Victor, che non ho più nulla. Faccio un tiro normale e la mia... Beh, te la passo di piatto, eh. Era un tiro di piatto. Pugno! Va bene. Però ragazzi, ce l'ho fatta. Però 4 gol solo con Victor. O meglio, Victor, vabbè, oramai i nomi sono quello che sono. Però, oh, 4-1. Il gol devono farmelo sempre, eh. Ovviamente quando parlo il gol dicono, non mi fanno gol. Gol, figuriamoci. Però, meglio di niente. Fascia impetuosa e seduzione. Giustamente fanno seduzione loro, no? Figuriamoci. Lo stemma delle vere adulte. Una foto loro non era meglio? No, dico solo. Dopo abbiamo la squadra dei fratelli, che praticamente sarebbe la brigata dei bambini, ma con più personaggi che sono fratelli tra di loro. Come ogni partita di Inazuma Eleven, io mi devo incazzare come se non ci fosse un domani, ma va bene. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio, vi ricordo ovviamente che i consigli sono sempre ben accetti, perché si vede che faccio schifo, non è un segreto, ci pubblico anche i video per far vedere che faccio schifo. Quindi se volete la sezione commenti è lì sotto, anche per insultarmi, perché no? Comunque in descrizione vi ricordo che c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi per questa partita e per vedere quanto farò schifo anche nelle altre. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!